Salve a tutti e benvenuti al tutorial numero 38 sul linguaggio Java. In questo tutorial andiamo a vedere come è possibile in Java andare a leggere e scrivere da una fonte esterna, che può essere un file di testo per esempio, e quali classi ci permettono di realizzare questa operazione. Innanzitutto, il primo passo è quello di aprire un canale di comunicazione verso la fonte su cui vogliamo scrivere o da cui vogliamo leggere e tecnicamente viene detto aprire uno stream, quindi un flusso. Da cui puoi leggere o scrivere le informazioni in maniera sequenziale. Il package che contiene le classi e gli algoritmi utili a questo tipo di operazioni è il package Java I/O. I tipi di stream, le classi di tipo stream, sono divise in due gerarchie, separate in base al tipo di dati che trasportano. I character stream, per esempio, trasportano pacchetti di dati divisi in gruppi di 16 bit, quindi compatibili con i char, e leggono tutti i caratteri Unicode, e quindi è consigliato quando bisogna stampare o leggere informazioni di tipo testuale. Altrimenti, se dobbiamo per esempio scrivere o leggere informazioni non testuali, che possono essere immagini oppure file audio, in questo caso si utilizzano i cosiddetti byte stream, che trasportano dati suddivisi in pacchetti di 8 bit, cioè un byte. Ogni gerarchia naturalmente ha delle superclassi che poi vengono estese da altre sottoclassi che aggiungono sempre aggiungono metodi e quindi facilitano poi la realizzazione dell'operazione. Ad esempio, le superclassi del character stream sono reader e writer, che poi hanno numerose sottoclassi, tra cui vi ho scritto qui le principali, che sono quelle che poi utilizzeremo: buffered reader e input stream reader, ovviamente con il relativo buffered writer e input stream writer. Le superclassi invece di byte stream sono input stream e output stream. Le solite sottoclassi sono object out input stream e object output stream, e poi file input stream e file output stream, che in particolare vengono object. Queste due sottoclassi sono quelle utilizzate poi per la serializzazione di un oggetto, che vedremo. Utilizzeremo sempre la nostra classe persona per andare a effettuare la stampa di un oggetto di tipo persona su un file di testo. Andiamo a vedere un primo codice molto semplice. Si tratta di leggere da tastiera un testo finché l'utente non scrive fine. Come vedete, io ho dichiarato una stringa S e inizialmente gli ho dato il valore null, e poi all'interno di questa stringa andremo a inserire mano a mano ciò che l'utente inserisce da tastiera. Allora, innanzitutto tastiera è un modo per dire in Java system in, cioè il canale di input della classe system, cioè è proprio il flusso della tastiera, quindi i tasti che l'utente inserisce, e mi pare che l'abbiamo già utilizzato altre volte in un tutorial. Come vedete, io qui apro, cioè no, apro, creo un oggetto di tipo input stream reader, e con questo io mi potrei già fermare e leggere, soltanto che input stream reader non offre grandi metodi che facilitano la lettura da tastiera, la lettura in generale, mentre buffered reader mette a disposizione questo metodo, che è readline, cioè regge una riga di testo finché non viene inserito il carattere di new line, cioè invio, la pressione del tasto invio. Queste classi vengono anche dette decorator, cioè decorazioni, in quanto aggiungono alle classi madri metodi ulteriori che, come vi ho già detto prima, facilitano parecchio. Mentre con input stream reader avremmo dovuto creare un ciclo per leggere un byte alla volta, e poi controllare se questo è un carattere di new line. Insomma, l'algoritmo sarebbe stato molto più lungo, quindi molto più codice. Andiamo ad importare naturalmente le classi relative agli oggetti che stiamo utilizzando. A input stream reader io passo system in, quindi la tastiera, e a buffered reader passo proprio il mio input stream reader che ho creato prima. È chiaro che questi metodi, queste classi, sono tutte correlate a delle eccezioni di tipo input-output, quindi i metodi, quando li utilizziamo su questo tipo di oggetti, vanno tutti inseriti in un blocco try-catch. È buona norma chiudere sempre gli stream. Può essere che gli stream vengano chiusi direttamente dal garbage collector, cioè quel sistema che si occupa della
dell'allocazione dei reference che non vengono più utilizzati, però dal momento che può anche non accadere, è buona norma chiuderli nel blocco finally, che è il blocco di codice che viene sempre eseguito, sia in caso di eccezione, sia in caso di come si dice? Non lo so. Sia in caso in cui l'eccezione non avvenga. E quindi abbiamo un altro blocco try catch per la funzione close, e close è su tutti gli stream sempre così. Abbiamo sempre il metodo close, quindi no, è universale per tutti gli stream, tutte le tipologie di stream. E qui nel catch ho inserito sempre un semplice IO exception. Poi volendo possiamo anche indagare su che tipologie specifiche di eccezioni lanciano. E ad ogni modo in.readline lo inseriamo all'interno della nostra stringa, poi effettuiamo un controllo se la stringa è diversa da null e se s, cioè la stringa inserita, è uguale a fine, allora break, cioè chiudiamo insomma il percorso, finiamo insomma l'esecuzione del programma, altrimenti stampiamo ciò che ha scritto l'utente e riprendiamo di nuovo in input e andiamo ad eseguire. E vediamo un po' se funziona, speriamo funzioni. Visto l'orario potrei anche aver commesso degli errori. Ciao, e mi dice scritto ciao, mi chiamo Adriano. Fine. E ok, quindi come potete vedere funziona tutto liscio come l'olio. E che cosa ho cliccato non ne ho neanche idea. Vediamo, 6 minuti, penso che basta così. Nel prossimo tutorial vediamo subito come andare a scrivere su file. Come vedete qui io non ho scritto su file, non ho letto da file, non ho utilizzato una fonte esterna, o meglio, ho utilizzato una fonte esterna che in questo caso è la tastiera. Vedremo come si fa invece con un file di testo, che comunque è molto semplice anche lì. Quindi sperando che sia tutto chiaro, ci vediamo al tutorial numero 39.